A Napoli la fantasia la fa da padrona. Spesso i nomi delle strade risultano essere più curiosi che mai. Per questo motivo, infatti, ci troviamo a Via San Giacomo dei Capri. Le teorie sull'origine di questa antica strada sono davvero tantissime. Bisogna pensare che fino agli anni 50 questa zona era ancora molto frequentata dai pastori e dalle capre, i quali appunto salivano fino al villaggio dei Cangiani, dove veniva una volta effettuata la pasquetta napoletana, dove si acquistavano appunto i prodotti locali come le ricotte, i formaggi che producevano proprio le capre che passavano per di qui. Il più grande storiografo napoletano, ovvero Gino Doria, ci racconta che doveva esserci una antica edicola votiva dedicata proprio a San Giacomo, da qui appunto il nome Via San Giacomo dei Capri. Fateci caso quando transitate per Via San Giacomo dei Capri alle antiche bellezze che costeggiano questa strada, come la Cappella Marsiglia, la Villa Valentino o il Villino Adriana. Un'altra teoria interessante è quella proposta da Romualdo Marrone, che ci spiega come questa area fosse di proprietà dei monaci della Certosa di San Giacomo a Capri. Per questa ragione, secondo lo storico, questa strada doveva chiamarsi San Giacomo di Capri e non dei Capri. È la terza teoria a fare contenti tutti, infatti molto probabilmente qui davvero c'erano i monaci di San Giacomo e molto probabilmente le capre per davvero passavano per di qui. Da questo momento, infatti, la strada si chiamerà San Giacomo dei Capri e non di Capri.